Come posso gestire la sclerosi multipla sul lavoro? La sclerosi multipla di per sé non è un ostacolo al proprio percorso professionale, ma può comportare alcune sfide anche sul lavoro, che possono però essere gestite grazie alle opportunità e tutele disponibili. Esistono anche strumenti per affrontare difficoltà sull'accessibilità del luogo di lavoro, nelle relazioni con colleghi e con il datore di lavoro, e per migliorare la sensibilità aziendale sulla diversità. Vediamo insieme le principali forme di supporto. Permessi e congedo retribuiti. Ogni lavoratore con riconoscimento dell'handicap grave ha diritto ad uno specifico monte ore o giorni di assenze retribuite dal lavoro. Inoltre, con un'invalidità superiore al 50%, si può fruire del congedo per cure, retribuito fino a 30 giorni l'anno, anche frazionabili. È necessaria però richiesta del proprio medico ospedale e le cure devono essere documentate. Assenze per malattia. Ogni lavoratore può assentarsi per malattia per un periodo massimo stabilito dal proprio contratto collettivo nazionale. Alcuni contratti non conteggiano le assenze legate ad alcune patologie, oppure prevedono un prolungamento del periodo di comporto. Aspettativa dal lavoro. Prima di superare i giorni di assenza previsti per malattia, il lavoratore può richiedere l'aspettativa dal lavoro, per una durata che varia da contratto a contratto. L'assenza non è retribuita, ma si ha il diritto a conservare il proprio posto di lavoro. Part-time. Il lavoratore con grave patologia cronico-degenerativa ingravescente ha diritto a richiedere il part-time, anche con la possibilità di scegliere nuovamente il tempo pieno in seguito. Smart working. Lo smart working permette di lavorare anche da casa per qualche giorno a settimana, senza cambiare tipologia di contratto. Una volta accordato, per recedere, l'azienda deve dare 90 giorni di preavviso al lavoratore con una disabilità che ne usufruisce. Accomodamento ragionevole. Il datore di lavoro è tenuto a cercare soluzioni per superare le difficoltà segnalate dal lavoratore con una disabilità, con modalità che siano sostenibili anche economicamente per l'azienda. Per questo sono detti accomodamenti ragionevoli. Riguardano ad esempio una migliore sistemazione della postazione di lavoro, l'uso di specifiche tecnologie o il telelavoro. Adeguamento alla mansione. Quando l'attività svolta non risulta più sostenibile a causa della malattia, il lavoratore può chiedere un adeguamento della mansione, effettuando una visita di idoneità. È però necessario informarsi bene e valutare il singolo caso prima di procedere. Diversity Management. Sempre più aziende sono attente alla disabilità, alla valorizzazione della diversità e promuovono politiche di integrazione nell'ambiente lavorativo anche con figure come il Disability Manager o gli osservatori aziendali. Nel proprio contratto collettivo possono comunque essere presenti ulteriori forme di tutela o supporto. Se stai affrontando difficoltà sul lavoro o vuoi saperne di più, contatta il numero verde 800 80 30 28. Numero verde @aism.it. Dai forza ai tuoi diritti. www.aism.it/lavoro